per valutare i farmaci prima della loro messa in commercio, l'US20 ha avviato un progetto particolare, l'Italian Horizon Scanning Project, nome complesso che in realtà cosa nasconde? L'Italian Horizon Scanning Project è un progetto finalizzato all'identificazione e alla valutazione dei farmaci emergenti, quindi farmaci che di fatto non sono ancora stati lanciati sul mercato, ma che sono attualmente in via di sviluppo. Quindi l'Horizon Scanning ha proprio come obiettivo quello appunto di identificarli, monitorarli, raccogliere in modo sistematico tutte le evidenze che riguardano questi stessi farmaci per poter costruire poi dei rapporti di valutazione che permettano appunto di valutare questi farmaci tempestivamente, quindi prima del loro lancio sul mercato, e informare adeguatamente chi dovrà poi decidere riguardo proprio la gestione di questi farmaci. Il progetto è nato nel corso del 2006 ed è diventato operativo nel 2008 e appunto era il suo obiettivo principale era fornire dei rapporti di valutazione indirizzati all'Agenzia Italiana del Farmaco e alla Regione Veneto. In questi anni avete già raccolto dei primi risultati? In questi anni il progetto ha identificato e valutato alcune centinaia di molecole, cioè di nuovi farmaci, e ogni anno sono circa una ventina quelli che vengono identificati, valutati, e di questi circa una decina generalmente sono valutati come farmaci a potenziale alto impatto sul sistema sanitario, quindi farmaci che possono rappresentare un'innovazione, che possono avere un alto impatto perché magari consentono una riorganizzazione del sistema sanitario o comportano comunque una variazione per quanto concerne proprio la gestione del paziente. Possono essere anche farmaci che facilitano la gestione stessa del paziente.